Allora, i concerti che vi ho illustrato prima possono trovare una definizione rigorosa in termini matematici, però dopo anche prenderò un attimo le distanze da questa cosa qua, nel senso che non vorrei che si fraintendessero alcune situazioni. In particolare, la teoria matematica che si chiama teoria delle probabilità serve a dare fondamento ad alcuni concetti che vi ho appena illustrato. La teoria matematica che però vi presento è appunto una teoria matematica di per sé, il suo scopo è la consistenza interna delle cose che dice, non la rispondenza alla realtà, anche se la teoria delle probabilità fino a qualche decennio fa era sempre considerata una cosa tra la matematica e la fisica, se così vogliamo. Qual è la definizione intuitiva di probabilità? Beh, io ho una certa popolazione, faccio un campione con un infinito numero di elementi, considero per esempio relativo il numero di elementi in cui una certa probabilità ha una certa non probabilità, una certa situazione A è verificata, e considero il rapporto fra casi favorevoli e casi totali, faccio il limite per n che tende ad infinito e ottengo quella che è l'interpretazione che si chiama frequentista della probabilità, cioè il numero, la probabilità non è altro che la trascrizione di un numero infinito di esperimenti statistici o probabilistici, e questi sono riportati dalla nel concetto di probabilità. Questa definizione in realtà non è priva di contraddizioni, perché quando io faccio comunque, preparo un esperimento, devo in qualche modo dire, per esempio nella preparazione dell'esperimento, che per esempio le scelte che io faccio, gli elementi, il campione che io costituisco è costituito da sono pescati da dove? Dalla stessa distribuzione di probabilità, cioè dice io sto facendo un esperimento, la grandezza che sto selezionando è pescata dalla stessa distribuzione di probabilità. Se io la sto pescando dalla stessa distribuzione di probabilità, questo concetto di probabilità lo devo avere prima di poter fare l'operazione. Qui, cioè, e non è chiaro se io posso semplicemente definire su un campione semplicemente la raccolta di dati senza verificare questa condizione fisica che l'esperimento sia sempre fatto nelle stesse condizioni. Modernamente o contemporaneamente, sì, modernamente direi alla fine degli anni 40, all'inizio degli anni 40 del secolo scorso, Kolmogorov è il primo che dà una struttura analitica alla teoria delle probabilità, riunendo insieme varie cose che si erano raggruppate, diciamo, che avevano comportamenti simili, tipo l'analisi dei giochi, del gambling, del gioco d'azzardo, di queste cose qua. E lui lo definisce in modo assiomatico. Allora definisce un certo, lo definisce a partire dalla teoria degli insiemi, cioè dice, beh, noi abbiamo un certo insieme omega grande che chiamo spazio degli eventi. E questo spazio degli eventi che cosa fa? Contiene tutte le possibili realizzazioni di un certo esperimento. Che struttura matematica ha questo omega grande? Beh, la struttura matematica che prende il nome di sigma algebra, cioè è una struttura matematica i cui elementi godono di determinate proprietà, e in particolare di
la sigma algebra è chiusa rispetto a operazioni di intersezione fra gli elementi tra i singoli elementi, cioè però se ho due elementi, ne faccio la loro intersezione, la faccio la loro unione, poi continuo a fare intersezioni ed unione degli elementi all'infinito, tutti questi elementi devono rimanere all'interno della sigma algebra. Ah, di solito chiamo omega piccolo un singolo evento ed A è con una lettera maiuscola un sottoinsieme dell'insieme degli eventi, cioè A in questo caso è un sottoinsieme dell'insieme degli eventi. La definizione più formale di probabilità è che la probabilità è una certa funzione che è definita sugli elementi di una sigma algebra, cioè degli elementi sui sottoinsiemi di omega grande, e la probabilità è un numero sicuramente maggiore o uguale di zero. La probabilità dell'insieme vuoto è 0, la probabilità dell'insieme omega è 1. Beh, qui non ho specificato che la probabilità dell'insieme vuoto è 0, ma discende immediatamente. Se ho due sottoinsieme I e J, due sottoinsiemi di omega, e considero l'intersezione di I e J, se l'intersezione è vuota, la probabilità di AI e la probabilità di AG di AI unito a J è uguale alla probabilità di AI più la probabilità di AJ. Terzo. E infine la probabilità appunto che dell'insieme vuoto è 0. Attraverso questi tutta la teoria delle probabilità discende da qua, cioè dal fatto che esista una mappa fra l'insieme cioè l'insieme, la sigma algebra e l'intervallo 0,1. Quali sono queste proprietà? Beh, adesso io ne elenco qualcune facendo riferimento ad una rappresentazione geometrica che quindi ha un carattere assolutamente qualitativo delle proprietà, però servono per capire che cosa significhi. Non faccio nessuna dimostrazione. Allora, se io ho un insieme A e ho il complementare di A in omega, la probabilità di A è uguale ad 1 meno la probabilità di A complementare. E possiamo immaginarla qui come un parallelepipedo, in cui tutto il parallelepipedo è omega. È una definizione lecita, perché tutto il parallelepipedo è il rettangolo, scusate, non parallelepipedo, tutto il rettangolo è una certa porzione di R quadro. L'area del rettangolo grande è 1, perché il rettangolo grande è omega. L'area di A, in qualche modo, è la probabilità di A, è un numero compreso fra 0 e 1. L'area della parte complementare ad A è l'area che mi serve per ottenere l'area di omega a partire dall'area di A, e quindi 1 meno la probabilità di A complementare. Se A è un sottoinsieme di B, la probabilità di A è minore o uguale della probabilità di B. E sarebbe, se A è un sottoinsieme proprio di B, la probabilità di A è minore della probabilità di B. Qui la rappresento l'insieme A con un triangolo, la probabilità di B è quella è legata all'area della figura geometrica del cerchio che contiene il triangolo, la probabilità, cioè l'area di A, è minore dell'area di B. La probabilità di due insiemi A unito a B è uguale, che cosa? La probabilità di A più la probabilità di B, qui non ho assunto che A e B siano fra loro disgiunti, e meno la probabilità dell'intersezione. Allora,
faccia una prova grafica di questo. Oh, A è qui, è un pentagono. B è un quadrato. A unito a B è questa figura, questo poligono che ha tre lati del quadrato e due lati e mezzo del pentagono. Allora vedete che la probabilità di A unito a B che cos'è? Beh, è uguale sicuramente all'area di A, cioè quindi l'area del pentagono, più sarebbe l'area di B, cioè l'area del quadrato. Però se considero più l'area di B l'area del quadrato, la parte di intersezione tra i due elementi la considero due volte, quindi devo sottrarre una volta l'area dell'intersezione. Questa è una dimostrazione visuale di questa. Quando io ho segnato le probabilità in generale, per esempio qui ho a che fare con probabilità discrete, il calcolo delle probabilità è una cosa assolutamente meccanica. Per esempio qui ho un insieme che è costituito da 7 elementi, e 1, e 2, e 3, 4, 5, 6 e 7, di che non sappiamo che cosa siano. Ad ognuno di questi elementi associo una probabilità, in particolare a E1, E2, E3 e E7 do una probabilità 1 quinto, A4 e 5 do la probabilità 1 ventesimo e A6 1 decimo. Potete verificare che la somma di tutte le probabilità fa 1 sull'insieme omega, che è l'insieme degli elementi che vanno da 1 a 7, deve fare 1. Allora, se per esempio considero un sottoinsieme dell'insieme dello spazio degli eventi, che in questo caso è discreto, costituito da 7 elementi, e in particolare che ne considera i primi 6, no, i primi 6 escluso il 4, allora la probabilità di A che cos'è? In questo caso tutti gli elementi sono disgiunti fra di loro, non ho problemi. La probabilità è semplicemente la somma di E1, E2, E3, E4 mi viene sempre da dirlo, ma non c'è, E5 ed E6, che è uguale a 0,75. Ho un elemento B che è la somma di 2, 3, 4 e 7, e la sua probabilità si calcola molto banalmente con un'operazione che sappiamo fare dalla seconda elementare. In realtà noi potremmo considerare un altro insieme, per esempio anche A intersecato B, che per esempio contiene gli elementi E2 ed E3, e quindi la probabilità di A intersecato B non sarà la probabilità di E2 più la probabilità di E3, e possiamo anche verificare che la probabilità di A unito a B soddisfa la relazione che avevamo scritto prima. Quindi in questo modo la probabilità si calcola facilmente una volta che si è assegnata. Allora qual è la difficoltà nel calcolo delle probabilità? La vera difficoltà nel calcolo delle probabilità è che le probabilità di solito non le conosciamo. Non è il difficile nel calcolo delle probabilità, non è calcolarle le probabilità, ma è assegnarle le probabilità. Quando io conosco le probabilità, conosco, tra virgolette, la fisica del mio problema, che ha a che fare da una parte con l'assegnazione della probabilità, e poi naturalmente sotto c'è l'ipotesi del random sampling, sul quale ritorno dopo, cioè che gli elementi siano campionati a caso. Si dice che la probabilità è condizionale e condizionata, qualcuno dice che la probabilità è comunque sempre condizionale e condizionata, quando la probabilità di un certo insieme, che qui chiamo A puntino puntino puntino, è legata, è correlata, associata a che cosa? Al fatto che noi sappiamo che esiste un altro insieme di elementi, che qui ho chiamato I,
di cui conosciamo la probabilità e sappiamo che comunque questo I avviene. Potrebbe avvenire prima, essere avvenuto prima, potrebbe avvenire dopo, potrebbe avvenire in contemporanea, ma noi sappiamo che avviene. Allora la probabilità di A, si dice assegnato I, si chiama probabilità condizionale. Si scrive anche talvolta con questa barretta la probabilità di X condizionato a Y, in questo caso. Come vedete qui ho cancellato la parola contemporanea, perché qui contemporaneo mi lasciava sempre questa idea di non di associatività, che è quello di cui si occupano le probabilità, ma di causalità, che volevo eliminare, anche se nell'uso del linguaggio normale viene sempre da usare questa parola di conseguenzialità fra gli eventi, che sono fra loro condizionati. Qui per esempio posso parlare di probabilità congiunta. Dal punto di vista grafico, usando la rappresentazione che avevo fatto prima, la probabilità congiunta è rappresentata dall'intersezione degli insiemi, cioè dall'insieme che è rappresentato in rosso. Quindi la probabilità di A intersecato B è appunto quel mezzo, è se volete l'area di quel mezzo, di quella mezzo pentagono disegnato in rosso che vedete disegnato all'interno di un rettangolo più grande omega, la cui area è 1. Quindi in questo caso la probabilità del rettangolo rosso, per esempio la traversa, la probabilità che io lanciando una freccetta all'interno del rettangolo colpisca il rosso lanciando tante freccette a caso. Ribadendo il concetto, la probabilità in questa interpretazione geometrica è la misura di A intersecato B diviso la misura di omega, che qui dico è 1, no? Però potrebbe essere anche diversa da 1, ma in generale potrebbe essere diversa da 1, ma per la teoria della probabilità è 1. Io comunque qui l'ho esplicitata. Se ho la probabilità condizionale, per capire meglio che cosa questo significa, ci consideriamo questo. Allora la probabilità di A condizionato a B, che cos'è? È la misura di A intersecato B, però relativo alla misura di B, che rappresenta il fatto che io so che B comunque avviene. È non riportata su tutto lo spazio degli eventi, ma solo a una riduzione dello spazio degli eventi al solo sottoinsieme B, che quindi prende misura tra virgolette 1. Così per esempio la probabilità di A e B in contemporanea è la misura di A intersecato B diviso la misura di omega, come avevo messo prima. Però a sua volta la misura di A intersecato B la posso dividere per la misura di B e dividere e moltiplicare per la misura di B come faccio nell'ultima riga. E poi posso dire, beh, ma se tutto mi torna come prima, questa è proprio la misura di A assegnato B. E questa invece, non ho nessuna intersezione, come qui, questa è la misura di B. Cioè, in questo caso, la probabilità di A, sto dicendo che la probabilità congiunta di A e B è uguale alla probabilità condizionale di A assegnato B per la probabilità di B. Questa si chiama regola di Bayes. Ed è una regola che ha assunto un'importanza spropositata recentemente. Il trattamento dei due insiemi A e B è assolutamente simmetrico, proprio per il fatto che questa è una regola, le probabilità danno
associazioni fra gli insiemi e non rapporti, necessariamente rapporti di causalità. Quindi la probabilità di A congiunto a B è anche la probabilità di B assegnato a A per la probabilità di A. E la regola di Bayes effettivamente non è quella che vi ho detto prima, ma è questa che vedete segnata qui, cioè che la probabilità di A assegnato B per la probabilità di B è uguale alla probabilità di B assegnato A per la probabilità di A. Un giochetto sembra. Dovete, per capire la regola di Bayes, dovete aver capito due elementi essenziali. Uno, che cosa sono le probabilità congiunte. E le probabilità congiunte dal punto di vista degli insiemi lo capite con l'intersezione degli insiemi. E la probabilità dell'intersezione degli insiemi rispetto alla probabilità del tutto, che è 1. E l'altra è capire che la regola di condizionamento significa di considerare che uno dei due elementi, l'elemento condizionante, si sa che avviene, e quindi quello viene a rappresentare tutto lo spazio degli eventi sul quale io calcolo la mia probabilità. Cioè le probabilità, che siano normali o marginali, se volete, come si chiamano quelle che non sono condizionate, che siano marginali o condizionate, sono sempre dei numeri che comunque variano fra 0 e 1. Quello che cambia nei due casi è il dominio su cui io applico il sistema. Nella probabilità condizionata il dominio complessivo è l'intersezione dell'insieme A con l'insieme B, che assumendo che sia che avvenga che che B sia verificato. Nel caso non condizionato considero tutto insieme. A volte la regola di Bayes la scrivo in questo modo qua. La scrivo come la probabilità di A condizionato a B è uguale alla probabilità di B condizionato ad A per la probabilità di A diviso la probabilità di B. Sembra un giochetto algebrico, ma non è affatto solo un giochetto algebrico. Una probabilità congiunta, quindi di due insiemi A e B, si dice, cioè due insiemi A e B si dicono probabilisticamente indipendenti se la probabilità di A condizionato a B è uguale alla probabilità di A, che è la stessa cosa di quello che è scritto sotto, che la probabilità di A intersecato a B è uguale la probabilità di A per la probabilità di B. Questa proprietà questa caratteristica di indipendenza probabilistica va compresa correttamente. L'indipendenza probabilistica non dice che la probabilità congiunta di due variabili indipendenti è zero. Indica il modo in cui queste quantità tra loro indipendenti vengono calcolate, cioè come il prodotto di probabilità. In fondo alla slide voi vedete che questo si può generalizzare ad n variabili. La probabilità di n variabili indipendenti è uguale al prodotto delle singole probabilità. Allora, quando noi abbiamo la probabilità congiunta di un certo insieme di fattori, una prima ipotesi che possiamo fare è quella dell'indipendenza delle variabili, e questo consente di semplificare il calcolo delle probabilità. Perché anziché di calcolare la probabilità congiunta con una formula magari complessissima in uno spazio multidimensionale, per esempio, e dopo vedremo meglio questa cosa, la calcoliamo sempre come il prodotto di tante probabilità monodimensionali. Yeah.
un concetto per far capire intuitivamente la cosa che vi ho detto prima, cioè che cos'è l'indipendenza statistica, vi faccio questo esempio. Considerate lo spazio degli eventi omega, il quadrato di lato 1 per 1, e considerate quei due eventi che per il momento non sono piazzati in l'iperspazio, cioè fuori da omega, ciascuno di base un terzo e di lunghezza di base 2/3 e di lunghezza 1, cioè di area 2/3 ciascuno, uno messo in verticale e uno messo in orizzontale. Allora adesso invece di collocarli nell'iperspazio li mettiamo dentro lo spazio degli eventi. Quelli lì, l'evento rosso e l'evento blu, sono due eventi. Sono fra loro indipendenti? Beh, l'area di A intersecato a B che cos'è? È 2/3 per 2/3 uguale a 4 novi, perché ho costruito così due rettangoli. Allora, la probabilità di A è 2/3, perché A, ricordo, altezza 1, cioè base, scusate, 2/3, altezza 1, area 2/3. L'altezza di B ugualmente 2/3. Quindi quel 4 noni è esattamente 2/3 per 2/3. Questo significa che i due eventi A e B sono fra loro indipendenti. Immagino che voi adesso siamo quasi alla fine delle due ore, anche quindi vedete che il concetto di indipendenza qui non è proprio così banale, perché i due eventi si sovrappongono, però si sovrappongono in un determinato modo. Tra l'altro gli eventi indipendenti non sono unici da questa interpretazione geometrica, perché se io shifto il B in giù, ottengo un B', questo B qua l'ho chiamato B di nuovo, ma in realtà non è più B, è un B'. Però l'intersezione fra B' ed A è sempre la stessa e la probabilità congiunta è sempre 4 noni, quindi anche questi due eventi sono fra loro indipendenti. In questa interpretazione geometrica. Anche questa configurazione qua, no, questa configurazione qua non è più 4 noni, ma magari se la sposto giusto lo posso far diventare 4 noni e di nuovo sarebbe una configurazione di probabilità indipendenti. E doveva, cioè questa è una spiegazione geometrica che doveva farvi intuire che cos'è la probabilità indipendente, invece sono sicuro che ve l'ha adesso vi ha scombussolato le idee, perché prima in realtà non ne avevate un'interpretazione geometrica della probabilità di indipendenza. Qui risulta così più complessa perché in realtà il concetto di probabilità indipendenza è esattamente la formulazione del concetto di probabilità indipendenti quando si fanno scelte casuali di eventi discreti, in cui anche lo spazio degli eventi è discreto, come per esempio nel lancio di dadi o nell'alzare la o nel lancio di dadi o nel lanciare una moneta. Allora, quattro concetti di base. La probabilità è una teoria assiomatica, ma matematica. La probabilità congiunta è anch'essa una probabilità basata su insiemi, sempre è una teoria definita su insiemi, quindi io finora non ho specificato cosa sono questi insiemi. L'importante è che esista questa funzione che mappa gli insiemi sull'intervallo 0,1. La probabilità condizionale è anch'essa una probabilità, cioè una cosa che varia, una funzione definita sugli insiemi che varia fra 0 e 1 e che soddisfa gli assiomi della probabilità. Varia, restringe, cambia lo spazio degli eventi. L'indipendenza probabilistica consente di semplificare il calcolo delle probabilità congiunte, altrimenti mi devo inventare dei modi più complicati per calcolare le probabilità congiunte. Una nota. La teoria delle probabilità, e io l'avrò nominato 10 volte, non assume che
non spiega che cosa sono gli eventi, eventi tra loro, cioè eventi, una scelta, una sequenza casuale. Nessuno degli assiomi della probabilità contiene la parola casuale. Addirittura alcuni negano che questa parola sequenza casuale debba essere definita. In realtà non è affatto semplice definire che cos'è una sequenza casuale. La teoria delle probabilità assume il concetto di sequenza casuale e quindi anche di riflesso anche la statistica, ma non lo definisce. Se volete guardare lì c'è una spiegazione di cos'è una sequenza casuale, perché la cosa è in realtà piuttosto complicata.